Ciao ragazzi, questa sera facciamo e mangiamo cinese. Io e Franci, che è qui davanti a me, vedete, in piena forma. Oggi ci appresteremo a mangiare cinese, solo per voi. Ecco qua, è arrivato Babbo Natale, anzi Babbo Cinale, e ci ha portato il sacchetto con la roba. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Un bicchierino. Questo sembra la bombazza. Questo picca picca. Poi abbiamo, vediamo un po' qua dentro. Un bel pacchettino con scritto questo. Ora poi piano piano li apriamo, chissà cosa ci sarà. Poi abbiamo un bell'altro pacchettino con scritto questo, un altro pacchettino con scritto questo, 52, 61, 90, vediamo se facciamo tombola, vediamo, qui abbiamo un bel pacchettino, 43, un altro pacchettino con scritto, vediamo. È come fare un unboxing, Franci, Allora, vediamo un po' se riusciamo. Questo qui è rimasto incastrato da dentro. Vediamo se riusciamo. Allora, vediamo un po' i pacchetti che ci sono qua. Ci abbiamo un 43, un 52, 90, 61, 90, 69. Benissimo. Franci, indicami da quello che vorresti iniziare. Sì, ecco il tartufo, all'azione. Vediamo la sorpresa, se vincerà qualcosa che gli piace. Inizierà dal 90. Apri un po', vediamo cosa c'è. Franci, l'attacco. Apri il 90. Aspetta, non lo piegare perché magari esce fuori. Tira su questo. Questo è l'agrodolce, il maiale l'agrodolce. Questo perciò sarà un altro maialino. Tu sei un porcellino, una rosa. Saluta la porcellina rosa. Allora, alzo il 43, vediamo cosa c'è al 43. Abbiamo ordinato un po' di roba, perché noi quando abbiamo fame non scherziamo. Ravioli al vapore, bene. Poi alziamo il 52, vai. Vediamo cosa c'è nel 52. Riso alla cantonese. Buono. Alziamo il 61. Vai Franci. Spaghetti coi vermicelli. Spaghetti coi vermicelli. E alziamo questo. Tienilo basso. Pollo fritto. Allora Franci, da cosa vuoi iniziare? Sentiamo. Primo niente? Vuoi iniziare da che cosa? Allora, prendi il pollo fritto, vediamo se hai memoria. Era un po' scoperto. Ti regalo anche le tue bacchette. Fai vedere intanto come si utilizzano le bacchette quando ti arrivano. Vediamo un po'. Arrivano intere, vedete? Lui le spezza con sicurezza, vedete? Quanto è sicuro. Ok, le userà intere, mi sa. Tipo rastrello, no? Dai, Franci, noi crediamo in te. Ok, la spaccate completamente. Ok, penso che non sia il sistema giusto per romperle, Franci. Comunque, fai vedere adesso come si usano. Quelle rotte sono le tue, ricordo. Vediamo un po' come mangi il pollo fritto. Vedete, va presa. Prende le, con le bacchette. Chiappa il pezzo. Pezzo in più. Bene. Com'è? Pollo fritto, ok. C'è un mistero secondo me. Come si fa ad aprire le bacchette cinesi? Ora io proverò un sistema super potente. A uno in avanti e uno indietro? O ad aprire una su una giù? Voi cosa mi consigliate? Provo una su una giù. Vediamo. Mi sa che è quello giusto, una su, una giù. Avete
avete visto? Io comincerò invece con i bei ravioli al vapore. Vedete che belli che sono. Franci, ora io li acchiappo come si fa, guarda come sono bravo, vedete come tengo bene le bacchette, sono quasi un professionista. E per prendere questo bel raviolino, ok, vieni da papà, aspettate che metto, ecco, vedete, ora vado a prendere il raviolo al vapore con la mia super potenza. Ecco qua, vedete come tengo male le bacchette, io non sono allenato, io vado ad assaggiarlo. Buono, molto buono, ne prendo un altro, vedete che devo farvi vedere il ripieno se riesco a prenderlo. Ok, sta arrivando. Ok, vedete il ripieno, è carne dentro, praticamente una pasta di pasta, una pastaccia, una pastona. Me ne è rimasta una in bocca. Andiamo a vedere Franci se la cava meglio col suo pollo fritto. Franci, come te la cavi te col pollo fritto? Allora, lo trovo tanto gustoso. Wow! Guardate come ballo! Cosa vi perdete? Pollo fritto! Io i miei ravioloni li ho quasi finiti. Bene. E ora acchiapperò l'ultimo raviolone. E salutate Stella. Ciao Stella! Ciao, salute agli amici dei Franci. Mi mangerei io quel bel raviolone. Vediamo il mio raviolone. Eccolo qui, l'ho inquadrato. E di nuovo Stella! Raviolone, Stella! Raviolone, quando dico raviolone, arriva Stella! Non te lo posso dare il raviolo, Stella! Mi piace tanto a me! Va bene, ora mangerò l'ultimo raviolone. Franci, vuoi vedere come si mangia l'ultimo raviolone? Aspetta. Ecco l'ultimo raviolone ed è fatta. Primo, diciamo, piatto finito. Molto buono. Molto molto buono. Potremmo regalare a Stellina questo pezzettino di carne ripieno. Stellina, vieni. Guardate come lo mangia anche lei. Buono il cinese. Me lo pappo tutto. Grazie papà. Bene, andiamo avanti. Ora assaggiamo il piatto con gli spaghetti. Vedete? C'ho memoria io. Eccolo qua. Adesso me lo prendo. Ecco il piatto con gli spaghetti. Vedete? Con gli spaghetti non si scherza. Bisogna prendere le cose in questa maniera. Ecco. Vedete? Ecco. Stai vedendo? No. Bisogna prendere queste cose così. Vedete? E a Natale dovrei finirlo. Vi dico solo come sono. Aspettate che ne prendo un po'. Aspettate, che ora me li mangio. Eccomi, aspettate che con gli spaghetti non si scherza, L'ho presi, ecco qua. Guardate che stile. Sono proprio fine. Anche mi dovete invitare a mangiare a cada volta. Bene, buoni anche questi. Vado avanti, intanto vi lascio un po' quietare. Dimmi un po', com'è la tecnica delle bacchette? Dimmi un po'. Devo? Allora, devi posizionarle in questo modo. A forma di becco. In base alla grandezza tipo del pollo. Sì. Fai così. Sì. Le prendi per afferrarle al centro. Sì. Perché se le afferri troppo in qua cade. Bene. E poi? Questo non lo sapevo!
costata, lo sapevi? Certo che lo sapevo, dammi un po' quei belli di pollo. Vai a palla, capito Francesco? Va bene, ora io invece vado all'attacco, ragazzi, del 52, che è il riso alla cantonese. Volete farvi due risate come si mangia il riso? Eccomi qua. Prendete le bacchette, le mettete dentro e voilà, non mangiate un cazzo! E sto tutta la sera qui io, che bello, come sono bravo! Ma come si fa a mangiare questo belino di riso? Vedete Franci che arriva e lui finirà domani anche lui, vedi, tre granelli. Bene, sì. Franci, qui è meglio lasciar perdere, guarda, vediamo se ci danno una mano in due, vediamo se in due riusciranno a riempire una bocca. Andiamo Franci, ce la faremo, mangeremo in due! Magari vai un po' più là, lasciami le mie bacchette! Non mi sembra la tecnica giusta per il riso. Bene, mi allenerò un po' e poi vi farò vedere cosa combinerò dopo. Ciao a tutti! Eccomi, sono pronto, vi farò vedere come ho imparato. Un pochettino di riso, non troppo... veloce perché sennò cade. Un altro pochettino di riso. Sto diventando bravo, eh? Ecco, metà che non devo già partire. Ancora un po'. Bene. Anche il riso alla cantonese mi piace un casino. Vado avanti, ok? Posso andare avanti? Vado avanti? Stella? Vado avanti? Stella dice di sì. Va bene. Ragazzi, si continua. A dopo. Guardate come sono migliorato. Guardate che bacchetta che ho preso. Oh, sì che vado veloce. Molto buono. Sei d'accordo, Stella? Sì, sì, vai molto più veloce. Questa malanca a me. Guardate, eh. Guardate come sono veloce adesso. Non perdo un colpo. Bene, bene. Molto buono. Molto buono. Naturalmente voi non fate la spia, eh. Non si fa la spia a dire che non ho mangiato cinese molto orientalizzato. Perciò, Stella, non fare la spia. Io penso che mi dai da mangiare, non dico niente, capito papà? Dammi un po' di riso. Niente riso, Stella. Questo deve far crescere Papino. Bene, bene, molto buono. Proseguo e non dite niente. Ora Franci farà vedere che lui è campione mondiale in bacchetta. Opla. Bacchettologia. Ehi, come hai fatto? Come hai fatto, ti ho detto. Rispondi, come hai fatto? Ho preso il riso. Hai capito? Ma perché mi si smacciola? Infila in bocca? È proprio bravo allora. Se lo fai di nuovo, allora vuol dire che sei bravo. Se no è stato un classico colpo di... Non l'avete sentito, vero? E voilà. E che cazzo? È caduto. Non era sempre un bel pezzettone, eh? E voilà. Ma non ci credo. Vai in bocca. Ragazzi, Franci è campione del mondo di Cina. Bacchettoschi. Bravo Franci. Vabbè, non te la tirare, eh? Umiltà, bambino, eh? Umiltà. Bene, andiamo avanti. Bambino beve. Cos'è il sake? Sai cos'è il sake? Cos'è? È una bibita cinese, giapponese. Sake! Sa cazzo! Bene, vedete che lui sta finendo e ora andremo all'attacco del famoso maiale in agrodolce. Bene. Sembra molto buono. Prenderò le mie fide bacchette, non quella di prima, ma queste. E vedete che vado all'attacco del maiale in agrodolce. Allora, aspettate che mi devo impegnare. Ok, questo l'ho preso. Ecco qua, volete vedere un vero cino giapponese con le bacchette? Eccolo. Che stile. Che stile proprio. Guardate, ne prendo un altro per far vedere che non è un caso. Questo è molto buono. Dentro ha maiale, sembra ananas, peperoni, forse sento un po' di cipolla, infatti
è molto molto buono. Quell'ago dolce lo porta l'ananas, mi piace tantissimo. Bene, bene. Vedete che è proprio ricco, eh? C'è questa bella bagnetta, questo bel sughetto. Mi piace molto. Franci, ti piace? Hai già provato? Ma riesci a mangiarlo? Fa vedere? Wow! Ma scusami, ma il sughetto come facciamo a prenderlo? Cosa? Facciamo assorbere nelle bacchette di legno e ci mettiamo un anno e mezzo e lo mangiamo quando poi si sono asciugati? Mi sa che prenderemo un cucchiaio. Bene, andiamo fino alla fine e poi vi riprenderò Franci come mangia il sughetto con le bacchette. Ciao! Ecco Franci, qui è rimasto il sughetto. La promessa sua era: riuscirò con le bacchette a bere questa fontanella. Vai Franci! Vedete che il maestro prende le grandi bacchette, vedete che si appresta con la sua super tecnica a fare ciupa ciupa. Bene, vai, bravo, bene, nel 2024 finiremo di mangiare questo sughetto. Meglio. Franci, che tecnica stai usando? Questa è una tecnica giapponese italiana. Vediamo. Vedete come fa lui? Guardate che tecnica! Ma è un campione! Che schifo, però non devi sputare! Bene. Grande Franci. E dopo il metodo, diciamo, di Franci, arriva il metodo mio. Noterete che non ci sono più le bacchette, ma c'è un arnese ultra potente. Con questo non si scherza. Siete pronti a vedere cosa faccio? Bene, guardate, Franci. Riprendi il passo così, bravo. Ci sei? Sì. Ora vedete cosa farò. Guardate che campione, eh? E là! E poi guardate! Torna qua, guardate il campione, si vede? Sì. Notate qua che stile, nota qua, ritorna qua, guardate qui, non si scherza, campione del mondo, e non cade ragazzi, non cade, un cucchiaino giusto, sono un professionista, sono un professional, notate leccata finale, e pronti, è caduto, azzolina, Sono un campione. Bene, abbiamo mangiato. Ci siamo sentiti un po' orientalizzati. Franci, come ti senti? Di qualcosa in giapponese dopo che hai mangiato cinese e giapponese. Io mi confondo sempre. Arigato. Magari davanti da loro, grazie. Arigato. A sotomayo. E niente, il video è finito. Vi salutiamo. Mangiate cinese, mangiate giapponese, mangiate quello che vi pare. Perché è il bello, è sempre mangiare. Non portatelo mai a casa!